Sarà il Brodetto Fest ad aprire la stagione degli eventi 2023 nella città fanese. Diverse le novità di questa 21esima edizione, prima tra tutte il cambio delle date che dal canonico mese di settembre si anticiperà dall'1 al 4 giugno su tutto il lungomare Simonetti in zona Lido. Quest'anno abbiamo deciso di dare voce alla nostra marineria, ai nostri pescatori, ai prodotti del nostro mare e soprattutto all'importanza del consumo del pesce fresco. E siccome il Brodetto è sinonimo di pesce fresco, povero ma fresco, del nostro mare, quest'anno abbiamo deciso di dare più importanza a tutto il comparto della marineria. Abbiamo già deciso di incrementare il numero dei brodetti che faremo, e l'anno scorso è stato un grande successo quello di avere i marinai che hanno cucinato il brodetto, oltre 1500 porzioni di brodetto in 3 giorni. Quest'anno pensiamo di raddoppiare il numero delle porzioni di brodetto che saranno disponibili per i nostri turisti, ma non solo, anche per tutti i nostri, per tutti i fanesi al Lido in questi 4 giorni. E poi non mancheranno i format più riusciti come i cooking show, gli spazi dedicati ai bambini con Brodetto & Kids, approfondimenti sul palco centrale, lo street food, l'escursione in mare con la motonave e poi la novità tra cui un nuovo spazio dedicato ai migliori vini del territorio e alle vongole. Un evento che vuole diventare sempre più internazionale, infatti la kermesse quest'anno verrà presentata in esclusiva anche a Barcellona e a Londra. La manifestazione, che ha come obiettivo quello di celebrare il piatto simbolo dell'Adriatico, quest'anno sarà guidata dalla direzione artistica di Federico 40, volto ormai noto dell'evento. La prima novità che porta Federico 40, che tutti conosciamo, è quella di tornare a fare una specie di gara, una competizione tra 6 regioni, italiane che presenteranno la loro zuppa di pesce. Ci sarà una giuria molto qualificata, una giuria molto professionale a giudicare questi piatti e terminerà con un vincitore, e da quest'anno. La conferenza stampa di presentazione che si è tenuta all'interno della Newcopromo a Fano è stata l'occasione per presentare le analisi e gli impatti del Brodetto Fest nella città di Fano, curati dall'Università degli Studi di Urbino. Brodetto Fest alimenta un giro d'affari superiore a 2 milioni di euro, in particolare 2 milioni e 160 mila euro, e attira oltre 19 mila visitatori, oltre il 60% dei quali provenienti da fuori Fano. Quindi questo è un numero sicuramente significativo che dimostra quanto questa iniziativa sia in grado appunto di avere rilevanza a livello nazionale ma anche internazionale, visto che parecchi dei visitatori sono anche stranieri. Le regioni da cui maggiormente sono arrivati i visitatori sono, oltre che le Marche, Emilia Romagna e Umbria, ma abbiamo notato una presenza significativa anche di altre regioni del nord Italia. Questa caratterizzazione di Fano per come viene fatta la zuppa di pesce e per il modo in cui viene proposta e anche per la qualità del risultato finale fa sì che Fano possa identificarsi a livello anche internazionale come la città del Brodetto, e non è poco in termini appunto di attrattività turistica, di notorietà, di immagine della località, che naturalmente può sfruttare poi questa immagine per far conoscere tutti gli altri aspetti che caratterizzano la città di Fano ma anche del territorio circostante. Quindi questo è un beneficio a livello turistico sicuramente per tutta la regione.